Ciao a tutti, allora siedo durante la messa Instagram NaturaTu27, seguimi anche tu. Ciao a tutti, allora in questo video vi farò vedere come fare un deodorante semplicissimo con pochissimi ingredienti, perché non ho continuato a fare tutorial molto complicati, perché ho visto che ci sono tante persone che hanno iniziato da poco a seguirmi, persone che si stanno approcciando adesso allo spignatto e purtroppo, ma è la verità, persone che comunque non si possono permettere di andare a spendere centinaia di euro, perché parliamo di quelle cifre, siamo onesti, per fare ordini da vari siti. Per cui oggi vi propongo un deodorante di cui avrete sentito parlare, riparlare, straparlare in internet, e sperando comunque di darvi tutte le nozioni che servono, perché quante volte, ditemi, leggetemi un commento, guardate un video tutorial e rimanete a pensare: ma quanto conservante mi serve? Ma quanto dura? Comunque il deodorante che ho appena fatto, perché ho appena finito di fare il tutorial, non riesco più a trovarlo, e è buonissimo, è veramente semplice, è proprio quello base. Comunque piano piano farò anche quello che uso personalmente. Niente, spero che il video vi piaccia, perché altrimenti vado avanti fino a domani mattina a parlare. Vi mando un bacione in stile kiss and makeup. E niente, vi mando un bacione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Eccoci qua, allora prima di tutto mi raccomando, passo fondamentale e di vitale importanza, no, a parte gli scherzi, mi raccomando, andate a disinfettare con l'alcol da cucina, mi raccomando, assolutamente no l'alcol rosa, l'alcol da cucina a 95 gradi, oppure se lo trovate anche puro al 99,9%, lo trovate tranquillamente al supermercato. Velocissimamente, perché comunque gli ingredienti che ci servono sono davvero pochi, andiamo a vederli insieme. Allora, mi raccomando, deve essere di marca, altrimenti non funziona. Il bicarbonato di sodio costa sui 5 o 6 euro, no, sto scherzando, fate conto che di mezzo chilo costerà 89 centesimi. Poi, a parte quello, ci serve, scusate, non sto scorreggiando, serve semplicemente dell'acqua demineralizzata, ovvero quella che anche la nostra mamma usa per stirare, e poi niente, non ci serve altro, per cui possiamo partire. Per cui prendiamo la nostra bilancina, l'accendiamo, prendiamo il nostro bicchiere precedentemente sterilizzato appunto con l'alcol, perfetto, ok, vede. Ci siamo, non andava a fuoco, e andiamo a versare 100 ml di acqua. La ricetta è davvero semplicissima, adesso il video durerà un attimino perché vi do alcune dritte, e versiamo l'acqua. Arrivati a questo punto andiamo a prendere il nostro bicarbonato, io l'ho messo dentro questo vasetto, ovviamente riciclato, era di una conserva fatta in casa, e riciclato e ovviamente sterilizzato sempre con l'alcol. Lo apriamo e adesso dovremo andare a fare una soluzione satura di bicarbonato. Che cosa vuol dire una soluzione satura? Adesso non vado ad utilizzare termini chimici. Avete presente quando da piccoli, non so, magari giocavamo con l'acqua e lo zucchero, e ad un certo punto ovviamente lo zucchero smetteva di sciogliersi e restava sul fondo? Ecco, andremo a fare la stessa cosa, andremo a mettere piano piano un cucchiaino alla volta di bicarbonato e andremo a mescolare più volte. Ad un certo punto noterete che il bicarbonato ovviamente smetterà di sciogliersi e inizierà a depositarsi sul fondo. Questo vorrà dire che praticamente avremo, in poche parole, per farvela molto breve e sintetica, avremo creato una soluzione satura di bicarbonato, in quanto la capacità dell'acqua di sciogliere il bicarbonato stesso sarà terminata, e il bicarbonato, come vi ho detto, sono poco ripetitivo,
si rimarrà nel fondo. Quindi adesso intanto mescolo per un po' e poi andrò ad aggiungere dell'altro bicarbonato. Continuiamo a mescolare. Ci tenevo a dire una cosa molto importante, e che ho letto appunto nel forum di Lola, e tra l'altro un post proprio del forum di Lola. Mi raccomando, volendo si potrebbe anche andare a scaldare appunto la soluzione, in quanto appunto con l'acqua calda il bicarbonato si scioglierebbe più facilmente, perché l'acqua appunto a una temperatura alta farebbe sì che il carbonato si sciogliesse in maggiore quantità. Però noi il deodorante ovviamente non lo utilizzeremo caldo, e di conseguenza nel momento in cui l'acqua tornerà a temperatura ambiente, nonostante il bicarbonato o magari nell'acqua calda si sia sciolto in maggiore quantità, nel momento in cui l'acqua tornerà a temperatura ambiente, il bicarbonato in eccesso tornerà sul fondo. Quindi adesso io continuo a mescolare un bel po'. Io vi dico, più o meno ho aggiunto 2 cucchiaini abbondanti, continuo a mescolare e poi lo lascio riposare per una mezz'oretta circa. Come potete vedere nel bicchiere di sinistra, quello che contiene la soluzione satura, il bicarbonato si è completamente deposto sul fondo. Perfetto, per cui adesso prendiamo un altro bicchiere, ecco qua, poi prendiamo un passino. C'è chi utilizza anche della carta, io comunque mi trovo meglio con il passino, e piano piano andiamo a versare, senza fare danni come ho fatto io, il nostro composto rimasto. E vedrete appunto che il bicarbonato in eccesso sarà rimasto completamente all'interno del nostro bicchiere, mentre noi abbiamo ottenuto appunto una soluzione satura di bicarbonato completamente limpida. Poi prendiamo una boccettina per il deodorante, appunto, anche questa non mi ricordo, penso di averla presa dai cinesi. Abbiamo appunto ovviamente anche questa sterilizzata, andiamo a versare la nostra soluzione satura all'interno del nostro contenitore. Ecco qua. Perfetto. Allora, per chi non è amante dei profumi, il deodorante si può utilizzare tranquillamente in questa mano. Volendo possiamo andare a profumarlo, dare insomma una profumazione con, io preferisco farlo con gli oli essenziali. Ho preso questo alla menta, vediamo si legge, sì, alla menta peperita, e di Farmacia Vernile. Ho fatto un bell'ordine, e se vi interessa, così lasciatemi un commento, che così magari vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Ho preso veramente tante cose, e questo olio essenziale insieme all'olio essenziale limoni di Sicilia, poi ci sono delle fragranze spettacolari, sono veramente, avrei un po' da ridire su Farmacia Vernile, però ci sono dei prodotti veramente ottimi. Comunque, nel caso in cui farò il video, comunque questo per dirvi che, allora, mi raccomando, se utilizzate gli oli essenziali, la quantità da utilizzare sono 15 gocce ogni 100 ml. Io ne vado a mettere proprio, penso, 12 gocce. Allora, mi farete sicuramente una domanda: c'è bisogno di un conservante? No, assolutamente non c'è bisogno di un conservante, perché il bicarbonato in questo dosaggio fa sì che ci sia ha una funzione antibatterica.
Di conseguenza, questo fa sì che i batteri e tutte le mille tipologie di batteri che esistono non vadano ad intaccare l'acqua, perché è proprio l'acqua la sostanza in cui i batteri sguazzano più simpaticamente. Inoltre, facilmente mi chiederete, ma non va utilizzato un solubilizzante? Solubilizzante, per chi non lo sapesse, è quella sostanza che fa sì che gli oli si sciolgano all'interno dell'acqua. Allora, sì, volendo potete utilizzare ad esempio il Soluble, però fate conto che per ogni goccia di olio essenziale andrebbero utilizzate 4 gocce di Soluble, per cui ne andreste ad utilizzare un sacco. Per carità, il Soluble è una sostanza naturale, però sinceramente si può fare anche così e basterà agitare prima dell'utilizzo. Per cui io vi saluto, lasciatemi un pollice in su se questo spignato vi è piaciuto. Se vi può interessare anche il video del mio deodorante che utilizzo io, questo lo devo regalare a una persona che piace molto la menta. E tra l'altro, se voi vi doveste chiedere ma perché conviene farsi un odorante in casa e non comprare ad esempio quelli della Nivea e altre cose, per le persone che magari mi conoscono con questo video, vi lascio nell'info box alcuni link in cui potrete leggere tutte le sostanze dannosissime che ci sono contenute all'interno dei... scusate ma sto sudando come un maiale, c'è un caldo boia. Le sostanze dannosissime che sono contenute nei principali deodoranti, per cui facciamo così, mi do una rinfrescata anch'io, vi mando un bacione, ciao! Che buono che è! Me gusta! Ma quanto parlo!